forse non c'era, era un regalo abbastanza inutile all'Inter. Qui invece siamo all'altra squadra milanese, la squadra del Milan che è pure passata. Qui abbiamo visto il gol annullato a Joscia. Ci sono stati 3 gol annullati ai cecoslovacchi del Lokomotiv di Kosice. Questo è appunto il secondo, annullato a Farkas. Qui era molto più evidente la posizione di fuorigioco del giocatore del Lokomotiv di Kosice. 3 gol, dicevo, sono stati annullati alla squadra cecoslovacca che ha attaccato. Qui vediamo un'azione di calcio d'angolo su cui si svilupperà un'altra azione molto pericolosa per la porta del bravissimo Rica Albertosi. È un palo colpito da Suchacek. E con queste immagini siamo passati al secondo tempo e seguiamo una delle azioni di disimpegno offensivo del Milan con un tiro di Novellino. Novellino che aveva segnato il gol dell'andata, gol molto importante per il passaggio del turno. Il Milan ha potuto controllare, qui siamo nell'azione abbastanza caotica, abbastanza confusa, che ha fatto scaturire il gol a 9 minuti dalla conclusione, il gol di Kozak su azione nata da corner. La rivediamo, è un cross da parte di Moder, si sviluppa questa mischia abbastanza confusa, Albertosi aveva visto qualche irregolarità, l'arbitro no, era lo svizzero Rengli e Kozak ha segnato. Proprio nel finale Buriani ha avuto una buona palla che poteva dare il pareggio, ha colpito il palo, è sfumato il pareggio e il Milan è dovuto andare ai tempi supplementari. Poi ai rigori, ecco, vediamo l'ultimo, lo ha segnato Baresi, poi il prossimo invece lo para ancora lo stupendo Rica Albertosi, lo ha calciato Repic e il